Salve a tutti, io sono Luma e benvenuti a un nuovo episodio di LEGO City Undercover. Scusatemi se prima l'ho, diciamo, interrotto, ma vai con la sigla! Autista? Non so niente! Tranquillo! Quasi tutti i miei uomini sono degli idioti. Ma non tu! Tu mi piaci molto! Aspetta, ma cosa sto dicendo? Posso aiutarla, signore? Sì, ho un lavoro per te. Vai al molo di Crescent Park. Ora! Quel gatto non... Gentile come sempre. Andiamo al molo di Crescent Park qualcosa. Via! Per la constatazione amichevole. Devo scusare, ero distratto. Ti do dei guai per questo. Vai tranquillo. Tipo di sopra? Ah, non è successo niente. Elevati. Sei arrivato? Sì. In realtà era Feng a doversene occupare, ma non lo trovo, e nemmeno Ling, Fu o Ping. Saranno a bere un caffè da qualche parte. Stai dicendo che il mio caffè fa schifo? No! Qui c'è qualcosa sotto, e gli unici uomini che mi restano siete tu e questa marmaglia! Quindi, dato che i miei uomini più fidati sono scomparsi, sarai tu a dover fare questo lavoretto per me. Di che si tratta? Ti fornirò i dettagli più tardi. Nessuno deve esserne al corrente. Ho una barca ormeggiata al molo. Prendila e raggiungi l'isola Apollo. Vai! Signori, si va verso l'isola. Ho pescato un buon personaggio, guarda. No, aspetta, Questo devo pescare un applauso. Pescatore. Tristezza, senza turbo. Quanto è lungo il viaggio? E la miseria! C'è da mettersi a piangere. Qui vediamo se si può fare. O almeno. Cioè, lungo lungo. Non so se mi conviene tagliarlo o velocizzarlo. Di sicuro le rampe le devo prendere, perché sennò ci vogliono 30 anni. Cioè, un minuto ancora è una grastia. E poi va sto motoscafo, non è lento. Chissà le barchette normali.
Anche uno sterzo della miseria, mi piace un ballo. Aspetta che ho sbagliato strada. Ok. Ellie, devo sbrigare un altro lavoro per Chan e temo che stavolta non si tratterà di una semplice auto sportiva. Mi sto dirigendo sull'isola Apollo. È chiaro che Rex ha incaricato Chan di procurargli qualcosa lì. Ma cosa? Non lo so, ma ho idea che siamo sulla pista giusta, Ellie. Appena scopro qualcosa, te lo faccio sapere. Sei arrivato sull'isola Apollo, autista? Sì, signore. Bene, voglio che rubi un buggy lunare. Eh? Perché credi che ti abbia spedito sull'isola Apollo? Per comprarmi un gelato? Non sarebbe stato male. Entra nel centro spaziale e ruba un buggy lunare! Mi serve un travestimento per entrare nel centro spaziale. Adesso cerchiamo il travestimento, vediamo un po'. Ciò qui è grande la faccenda. Non mi convenga fare uno di sti giocattoloni. Dice di andare lì. Ah, ok, devo andare lì. Magari troverò una tuta spaziale. Sarebbe fantastico. Andiamoci a fregare la tuta! Chase tuta spaziale. Bellissimo, bestiale, eccezionale. Ora questo proprio non mi piace. Ora bisogna trovare il modo di andare qua di sopra. Oh!
Oh, bene, i moduli lunari. Mi prenderò un frappè. Ale, grazie. Capisco. Dov'è? Ehi! Ai! Dov'è del blu adesso da sparare, maledizione? Tutta sta complicazione. Dovrei averlo già preso, fai vedere. Ehi! Sì, sì. Ok, c'ho il blu. Dov'è che ho sbagliato? Oppala, oppala. Ok. Ah, è vero, sono stato di Rex Fury da distruggere. Si ricorderà mai di farlo. Che non so dove trovare. Rischio. Ci siamo, via! Vai con la mission! Incarico speciale! Caspita, stavo quasi per vedere le stelle. Perfetto. Mentre tutti sono impegnati sulla navetta, io posso prendere il buggy lunare che è nascosto da qualche parte lì. Proprio al centro della navetta. Palese. Ale, Chan vuole che rubi un buggy lunare. Wow! Già, ma come faccio? Sono nella sala controllo e il buggy si trova nella navetta circondato dai tecnici. Magari potresti fare qualcosa per attirare la loro attenzione. Ma non dovrebbe essere il contrario, scusa. No, perché a quel punto dovranno raggiungere la sala controllo e potrai intrappolarti nell'hangar. Ok, proverò a premere qualche pulsante a caso. Tanto cosa potrà mai succedere di brutto? Che fai partire il razzo? Allora. Ok, ora diventa essenziale usare la rosa per i trasferimenti, perché ci sono un sacco di trasformazioni. Non ho sbagliato il colore qua. Oh.
essere scomposti in atomi. Fa un solletico da matti. Si monta al contrario, dopo vedi. Immagino che guidare un razzo sia più o meno come partecipare a un rodeo. Preparazione della navetta per il test dei reattori. Controllo delle misure di sicurezza e... sì, il freno a mano è inserito. Ok, tutto ritorna. Calcolo della traiettoria di volo ottimale. Traiettoria di volo calcolata verso l'alto. Sembra ci sia un buco in questa pista. Uff, per fortuna la batteria del mio orologio è molto più piccola. Era un po' dura. Ho visto adesso, mancava la pista. Spingerlo. Controllo del corretto funzionamento del diffusore di deodorante. Aroma di pino silvestre confermato. Ripeto, pino silvestre. È importante. Via. Ok, poi un pulsante ascensore. Ora devo trovare il modo di far uscire tutta quella gente da là. Per prima cosa voglio spaccare tutto. Voglio spaccare legna. Ok, distruggere quei computer non è servito. Ma era eccezionale il melee del minatore.
E serve un tecnico che controlli l'alloggiamento del giunto dell'ugello SRB. E poi mi serve un altro tecnico che mi spieghi cos'è l'alloggiamento del giunto dell'ugello SRB. È il portabicchieri per caso? È geniale, è geniale. Allora, scassiamo l'ultima cassetta. No, no, lì non posso. Ah, sono dei moduli, van qua sopra, non capivo infatti. Controllo delle scorte di snack per il volo. I livelli di pretzel sono critici, ma quelli di cioccolate e dolciumi sono a posto. Bibite a livelli ottimali, con 5 gusti diversi a disposizione e 2 versioni light. Attenzione. Questo dovrebbe attirare la loro attenzione. Spero che quel condotto di ventilazione porti all'hangar. Io dove devo andare? Wow, i livelli di energia sono crollati. Tutti i tecnici ritornino nella sala controllo per una verifica dei sistemi. La mia domanda è dove devo andare adesso? Ripeto, tutti i tecnici ritornino nella sala controllo. Qui non penso, ho già fatto il giro. No, non bisogna neanche uscire. La catena, vedi? Cioè, quello è un condotto d'aria, siamo a posto. Mi chiedo se la mia patente valga anche per i razzi. Ma ovviamente, Chase. Ellie, come porti il buggy lunare fuori dalla navetta? Dovrebbe esserci un pulsante che attiva la piattaforma di carico e scarico. E ha bisogno della corrente per funzionare, vero? Sì, perché? L'ho disattivata per entrare qui. E ora la sala controllo è piena di gente. Già, aspetta un attimo. Ok, nell'hangar ci dovrebbero essere dei laser ad alta intensità. Puoi usarli per fornire energia alla navetta. Wow, su questa enciclopedia online si trova veramente di tutto. Bene, c'è altro che dovrei sapere? Le precipitazioni medie annue a Lego City? Grazie, Ellie. Aspetta che non ho visto la sequenza. Ah... Vediamo un po'.
accendo il portale, vediamo dove ci porta. Tante schifesse. Una parabola. Non so se ho fatto bene a farlo con un riflettente, però... Laser 1 collegato. Sì, no, ho fatto bene. Non penso sia zona di mia competenza qua, però un giro glielo faccio. Vediamo un attimo, laser arriva lì, che sbatte qui. Questa è una delle tante antenne. Sto laser è un po' sbagliato, aspetta. Qui bisogna costruire qualcosa. Qui si può accedere. Manco morto. Mi sono sbagliato, scusa. Pistola in azione. Ah! E chi l'ha visto? Mannaggia, era lì nascosto. Dai, 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 monta, 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 monta. Il colore deve essere di qua. Aspetta che spingo sto mobiletto qua intanto. E il colore... Ah vabbè, basta riprenderlo, tanto lì gliel'ho rimesso. Laser 2 collegato. Sistemi della navetta attivati al minimo. Minimo. Il mio buggy, ridammelo. Ascensore di qua. Immaginavo. Poverini, sono stanchi. Posto. Ah, ho sbagliato. Sono stato rampettato. Allora. Oddio, ce la fa. No, ma no, si è incastrato. Thank you.
Ce l'abbiamo fatta. Palese, si è rotto. Oddio, è 4x4, no, sterzano anche le ruote dietro. Fuggiti. Ehi, quella è la mia auto! Non è la tua auto, sei così possessivo. Va bene, è la nostra, comunque non è sua. Andiamo! Che gli uomini di Gian mi stiano aspettando al molo. E qui si conclude un altro episodio di Lego City. Ciao a tutti da Luma.